Buonasera e benvenuti a questa edizione della TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, sabato 27 gennaio. A Fano gli stati generali del turismo, la città si interroga sul futuro e mette a punto nuove strategie. A Fossombrone piantati 4 ulivi per le vittime dell'incidente del 27 dicembre. Tavola rotonda sulla violenza di genere a Confcommercio, l'evento organizzato da Agenz Nova Marche con Confcommercio e Terziario Donna. A Urbino capoluogo il vicequestore Simone Pineschi sul tema attività del commissariato di Urbino nel contrasto alle truffe. Inaugurata la ludoteca di Urbino con spazi per bambini e giovani. Le classi prime della scuola media Pascoli di Urbino in piazzale Roma per la giornata della memoria. Apriamo l'edizione di oggi con la polizia di Fano che ha arrestato 2 albanesi di 34 e 20 anni, componenti di una banda dedita ai furti in abitazione a seguito di attività investigative per il contrasto dei furti in abitazioni private. Lo scorso settembre una volante era intervenuta a Rosciano di Fano a seguito della segnalazione di un residente che aveva notato 2 persone scendere da un'auto e dopo il tramonto scavalcare furtivamente una recinzione di un'abitazione. I 2 erano riusciti a scappare a piedi, ma uno dei 2 fuggitivi è stato ben visto dagli agenti, aspetto che è risultato fondamentale per le investigazioni. Le indagini hanno portato all'identificazione dei 2 malviventi, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora, ma gravitanti su Fano, che usavano veicoli presi a noleggio per colpi in abitazioni, soprattutto di anziani. Una volta usciti, i residenti entravano in azione principalmente forzando gli infissi. I 2 malviventi sono stati rintracciati e portati al carcere di Villa Fastiggi. Ci spostiamo ora a Fossombrone, dove sono stati piantati oggi 4 ulivi per la memoria dei 3 operatori sanitari e del paziente che hanno perso la vita nell'incidente dello scorso 27 di dicembre. Vediamo. Già sappiamo, insomma, il tragico evento degli operatori del 118 più il paziente che veniva trasportato nella galleria di Cagolino alle porte di Urbino. Sindaco, questa mattina, a un mese dalla tragedia, un momento molto importante e significativo. Sì, è un momento dovuto, un momento che in realtà è un mese che è un momento, perché non ci siamo mai dimenticati e non si è nemmeno affievolito quello che è il dolore per questo, di questo mese. È un momento che credo sia necessario per tutta la cittadinanza ricordarlo, ma soprattutto per i loro familiari, per loro stessi, che non abbiamo perso 4 persone, sì. abbiamo perso 4 angeli custodi, che 3 di questi erano impegnati quotidianamente, sì. per la nostra incolumità. Quindi ripeto, il dolore delle perdite di vittime di una comunità è sempre la stessa, ma in questo caso ancora più sentita, perché ci sentiamo, come dire, un po' più soli, un po' meno protetti, un po' meno con un senso di calore che ci manca in questo momento. Hanno organizzato un po' tutti i ragazzi, compreso i ragazzi dell'amministrazione, ma è sostanzialmente dei brevi interventi delle persone qua presenti, ci sarà un momento di piantare 4 alberi, ognuno in ricordo delle 4 vittime, e questa porzione di giardino verrà dedicata con una targa che poi scopriremo alle 4 vittime. Il momento dell'omaggio, del ricordo e del dolore che non si ferma. Sì, è un dolore che sembra strano, ma ogni giorno è un pochino più grande, perché ci rendiamo conto che quei buchi non sono sostituiti solamente con delle persone che fanno lo stesso lavoro. Queste 3 nostre dipendenti hanno dato tanto, ci hanno dato tutta la loro attività, la loro vita, e quindi rimarranno sempre nei nostri cuori, e la loro memoria aiuterà gli altri a continuare a lavorare per dare sempre il meglio di sé. Con il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, anche lui presente in questo momento di grande significato, ma anche di grande dolore. Sì, ed è significativa la data che è stata scelta, il 27, che è proprio il giorno della memoria, del ricordo,
per cui queste sono vittime nel loro, nell'adempimento del loro dovere, ed è giusto ricordarli anche con questa piantumazione di olivi, che gli olivi poi rappresentano il simbolo dell'eternità, l'eternità nella memoria e nel ricordo. Anche nella fattoria della legalità, che non c'entra con questo momento, ma c'è un grosso significato, collegamento proprio con la piantumazione degli ulivi. Noi abbiamo piantato ulivi lì per vittime innocenti di mafia, e mi ricordo che una volta con Don Ciotti, mentre stavamo piantando l'olivo dedicato alla mamma di Margherita Asta, Barbara Rizzo, e i suoi due figli Giuseppe e Salvatore, feci questa battuta dicendo a Don Ciotti: spero che un domani si piantino gli olivi solo perché l'olio è buono e non per ricordare perennemente persone che muoiono. Per cui niente, è un bel giorno oggi, un grande giorno. E restiamo a Fano per gli stati generali del turismo. La città si interroga sul futuro e mette a punto nuove strategie. A Fano si ragiona sulla città del futuro grazie agli stati generali del turismo. Un appuntamento importante per declinare una strategia chiara partita nel 2020, che nel 2024 è stata implementata con una serie di servizi per rendere più competitiva e attraente la città di Fano. Tre le giornate in cui si è dato spazio ai cittadini, operatori, istituzioni e associazioni che hanno partecipato attivamente alla pianificazione per il futuro turistico cittadino. Di fatto tre giornate molto importanti per la nostra città, questi degli stati generali. Fano, questa è una meravigliosa scoperta, è il titolo di questi stati generali. Abbiamo parlato di marineria, di Ecomuseo del Mare, abbiamo parlato di gastronomia con altri 20 ristoranti che partecipano al progetto. Oggi presenteremo il nuovo progetto Fano Città di Vitruvio, e con questo si chiude il piano strategico 2020-2024 con una città che, in una serie di servizi che guardano a Vitruvio, alla marineria, all'aria aperta, alla città dei bambini e delle bambine, sa essere accogliente. Ed oggi presenteremo anche l'identità competitiva, cioè un video che farà promozione della nostra città in Italia e all'estero, una serie di materiali che potranno avere tutte le strutture ricettive per promuoverci bene e meglio di prima. Ecco, abbiamo tracciato un percorso grazie a una strategia, grazie a delle analisi, abbiamo lavorato insieme agli operatori, abbiamo creato dei gruppi di lavoro, e questo è l'ultimo atto di un percorso fatto insieme. Da domani possiamo ripartire da questo punto dove siamo arrivati e a guardare alla Fano del futuro. A Confcommercio l'evento organizzato da Gens Nova Marche con Confcommercio e Terziario Donna scopriamo la tavola rotonda sulla violenza di genere. Una tavola rotonda sulla violenza di genere organizzata dall'associazione Gens Nova Marche in collaborazione con la regione, Confcommercio e Terziario Donna, Confcommercio Marche Nord. Un appuntamento, quello che si è tenuto venerdì 26 gennaio presso la sede di Confcommercio, con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione su certi argomenti, approfondirli e creare un dialogo con il pubblico. Diversi temi trattati: l'evoluzione della normativa sul codice rosso, l'importanza della prevenzione e dell'educazione sia nelle scuole che in famiglia, ma anche la necessità di formazione delle forze dell'ordine per accompagnare le vittime nei primi passi dopo la denuncia. A novembre è entrata in vigore l'ennesima normativa in materia di contrasto alle violenze di genere, che ha potenziato l'uso del braccialetto elettronico per l'indagato, che viene ovviamente poi sottoposto a misura cautelare per questo tipo di reati. È stato introdotto l'arresto differito a 30 giorni massimo per questo tipo di reati. L'arresto in flagranza differito esisteva solo per le violenze nelle manifestazioni sportive, adesso invece è stato esteso anche per questo tipo di reati, maltrattamenti, stalking e altro. Sono stati accorciati i tempi entro cui il pubblico ministero deve chiedere una misura cautelare e entro cui il GIP deve disporla. Queste, diciamo, sono alcune tra le più importanti novità della legge del novembre 2023, l'ennesima in materia. Ad essere illustrato anche il progetto Centro Uomini Autori di Violenza,
un progetto sperimentale realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si rivolge agli uomini che hanno agito con comportamenti violenti nei confronti delle donne o dei loro figli, a tutti gli uomini che temono di agire con violenza o che vengono allontanati dalla casa familiare su intervento delle forze dell'ordine. Noi vogliamo che si allontani l'uomo senza creare tutta quella situazione di difficoltà all'interno della famiglia, perché poi la donna deve trovarsi casa, supporti eccetera, lasciando l'uomo che ha violentato, che ha creato il problema a quella famiglia, libero di vivere in quella casa. Questo è un punto fondamentale strategico, perché poi la donna, prima che si rimetta o possa reinserirsi in casa, appunto nel mondo del lavoro, tutto quanto, troverà sicuramente delle difficoltà enormi e non riusciamo a tamponare il tutto. L'introduzione è stata affidata a Monica Panizza, delegata Gens Nova Marche. Quante persone all'incirca nelle Marche, donne, si sono rivolte al nostro sportello di Gens Nova? Purtroppo ne abbiamo ricevute tantissime e si fatica anche a quantificare, perché la maggior parte, dopo che si sono informate, non vanno avanti purtroppo perché hanno paura di denunciare. Noi difatti stiamo dietro con la parte legale, parte psicologica, e stargli vicino specialmente nella parte processuale, dove a volte si ritrovano da sole. Quindi invito, per chi ha bisogno, lo sportello Gens Nova è a Pesaro in via 11 febbraio e in qualsiasi situazione c'è il mio numero 393-8873-903 e chi avesse bisogno chiamasse pure. Presente anche l'avvocato Elena Fabbri, legale dell'associazione Gens Nova Marche. Sembra che le Marche apparentemente all'esterno siano un territorio tranquillo. Chi ha contatto con le donne come me direbbe esattamente il contrario. Io purtroppo anche prima di Natale ho avuto a che fare con una situazione molto delicata che ha dovuto mettere in protezione una donna con due bimbe minorenni. Abbiamo avuto situazioni anche adesso dove è stato necessario comunque l'intervento più volte delle forze dell'ordine, nonostante fosse già stata sporta denuncia. Quindi sono situazioni presenti, sono situazioni che ci sono e diciamo che purtroppo spesso sono proprio nell'alveo familiare. E attenzione quindi a chi abbiamo vicino, ma soprattutto attenzione a rimanere all'interno di questi contesti di amori tossici che possono spesso degenerare e portarci poi a raccontare delle storie che diventano delle storie tristemente note alla cronaca. E della violenza di genere si è parlato anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario, dalla relazione del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, Roberto Rossi. È emerso che i femminicidi nella regione Marche sono più che raddoppiati nell'ultimo anno, passando da 3 a 7. Sono aumentati anche i reati connessi ad atti persecutori, passando da 461 a 478. Su questo fronte, ha riferito Rossi, gli uffici sono prontamente adeguati a livello di organizzazione interna, ma anche in termini di tempestività dell'azione in base anche alle nuove normative. Preoccupazione per i fenomeni di criminalità minorile caratterizzati da un sempre crescente diffondersi dell'uso di modalità violente. E nella mattina di oggi ad Urbino si è parlato di truffe insieme al vicequestore Pineschi. L'incontro è stato organizzato dall'associazione Urbino Capoluogo. Tornano gli incontri di Urbino Capoluogo. Oggi un tema importante, si parla di truffe. Sì, ho invitato il vicequestore, il commissario, il dottor Pineschi, che questo tema delle truffe le affronta tutti i giorni e mi pare un incontro molto interessante per la cittadinanza. Voglio ringraziare molto il commissario d'Urbino, che ripeto non tutela solo i cittadini d'Urbino ma in gran parte del Montefeltro e la giurisdizione del commissariato. E il prossimo incontro, continuiamo su questo tema, il 10 febbraio verrà ospite di Urbino Capoluogo il capitano dei carabinieri della compagnia d'Urbino, che tratterà lo stesso tema in modo particolare rivolto alle truffe per gli anziani, perché ci siamo accorti come Urbino Capoluogo abbiamo tanta gente che viene da noi a dirmi che continuano queste truffe telefoniche, in modo particolare sugli anziani. Ecco, Urbino Capoluogo, che è sempre vicino alla gente, promuove sempre iniziative interessanti. Poi abbiamo tutto il 2024 a pieno, ma avremo altre occasioni per parlarne.
Si parla oggi di contrasto alle truffe, un tema molto sentito, ma per cui si lavora veramente 365 giorni all'anno. Sì, è un argomento molto importante che sta diventando, anzi è diventato la fonte di lavoro, diciamo anche di attività per i nostri uffici di polizia, più importante, perché tra le casistiche, diciamo, dei reati che vengono denunciati, le truffe ormai sono quelle più importanti, e accanto alle situazioni tradizionali si stanno sempre di più evidenziando truffe informatiche di vario genere, dove emerge insomma una grande capacità di persuasione da parte di queste persone, questi gruppi criminali che stanno diventando una piaga della società. Tante le attività che vengono fatte, attività di formazione, sensibilizzazione, comunque la polizia è sempre attiva per prevenire queste truffe. Sì, sicuramente. L'attività, ecco, queste attività come quella di oggi è importante proprio perché è sensibilizzare le persone ad avere la massima diffidenza. Uso questo termine proprio perché praticamente non ogni volta che si arriva un messaggio su WhatsApp, una proposta, un qualcosa, bisogna vedere l'aspetto, pensare subito all'aspetto negativo, perché chi propone un piano tariffario, un cambiamento di tariffa, una qualsiasi parte, spesse volte c'è dietro qualcosa di poco pulito. Rimaniamo ad Urbino, dove nel pomeriggio di oggi è stata inaugurata la nuova ludoteca con spazi per bambini e giovani, un pomeriggio che dà il via a tantissime attività, animato dalla Magica Milli e dall'Associazione dell'Accademia della Risata. Apre ufficialmente uno spazio importante per i bambini e i giovani della città di Urbino, tante le possibilità al suo interno. Finalmente abbiamo dovuto attendere un po' di tempo per fare dei lavori necessari all'interno, però finalmente si realizza questo progetto che la città ha voluto tanto, ovvero quello di creare uno spazio unico, un'intera palazzina per i giovani si intendono i bambini, ma anche i ragazzi, i più grandi. Perché? Perché riteniamo che sia necessario offrire uno spazio ai bimbi per giocare e ai giovani, oltre che per giocare, anche per incontrarsi o anche per pianificare, organizzare, ideare, perché comunque i giovani devono essere parte attiva e devono essere collaborativi verso la città, devono essere propositivi, ci crediamo molto in questo, e questo è uno spazio completamente dedicato a loro, dove nei giorni in cui ci saranno le attività per i bambini o le attività che seguirà la cooperativa verranno svolte queste, ma ci saranno anche altri giorni in cui la casa è libera, gli spazi sono liberi, possono essere richiesti per attività che servano ai giovani a fare aggregazione. Sì, finalmente una struttura interamente dedicata ai più giovani. Una struttura suddivisa in più stanze, quindi abbiamo un angolo per i più piccolini da 0 a 6 anni, poi 6-11 anni, per poi passare al piano superiore per i ragazzi dagli 11 anni in poi. Quindi una struttura interamente dedicata all'attività ludica e ricreativa dei ragazzi, quindi una grandissima novità. E questa struttura è aperta 3 giorni alla settimana, il lunedì, il martedì e il venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, mentre il Club Iddu per i più grandi ha altri orari. E nei giorni rimanenti questa struttura verrà lasciata alle famiglie che vogliono occuparla per il compleanno dei propri figli o per fare delle feste private. Quindi basta semplicemente chiamare l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Urbino e chiedere la struttura. Ci saranno dei giovani che si occuperanno per aprire e chiudere le stanze. Uno spazio completo per tante età, ma ci sarà anche un supporto per i genitori, dei professionisti a disposizione per suggerimenti e consigli all'occorrenza. Sì, abbiamo voluto creare proprio anche questo spazio di accoglienza, accompagnato anche da tisane che si ritroverà, proprio per favorire un ambiente favorevole dove poter essere supportati anche nel compito della genitorialità, anche con l'aiuto di figure come psicologo, come la pedagogista, che potranno sia in alcune giornate interagire durante il centro di apertura, sia se uno desidera anche poter prenotare dei colloqui individuali in questa stanza.
una nuova sede per il Club IDU, una sede comoda, aperta a tutti all'insegna del gioco ad ogni età. Sì, siamo qui nella nuova sede di Via del Popolo, numero 11, dove abbiamo le nostre tre stanze per poter accogliere durante le nostre due serate serali, quindi il martedì sera e il venerdì sera, dalle 21, tutti gli appassionati del gioco da tavolo, gioco di ruolo, senza limiti d'età, da 0 a 90 anni, basta che accompagnati. Oggi 27 di gennaio ricorre la giornata della memoria. Gli studenti della prima media della scuola Pascoli di Urbino hanno riproposto in Piazzale Roma per tutta la cittadinanza una parte dello spettacolo che si è svolto ieri a Teatro Sanzio. Noi siamo ragazzi di 11 anni della prima media Pascoli di Urbino. Noi ancora non abbiamo potuto studiare questo periodo storico e questi avvenimenti. Quindi non abbiamo appreso veramente quel che è successo. Le poche cose che sappiamo ci sono state date da un film che abbiamo visto in classe, La vita è bella, e dal dopo venne discusso con i professori e i compagni. Uno sguardo ora agli appuntamenti. Inizia domani 28 gennaio il Carnevale di Fano. Per questa edizione 2024 in programma un viaggio all'insegna della stravaganza e della musica fuori dalle righe e dagli spazi. Saranno tre i weekend di eventi, con al centro le sfilate dei grandi carri allegorici, il getto di dolciumi, il Carnevale dei bambini e i grassi martedì e giovedì. E sempre domani a Pesaro la benedizione degli animali, l'appuntamento è in Piazza del Popolo dalle ore 10:30 della mattina. Uno sguardo alla prossima settimana, martedì 30 gennaio alle 18:15 all'auditorium di Palazzo Montani Antaldia Pesaro, in programma la conferenza Le donne del Ducato, organizzata dall'associazione Ad Astra di Angela Cecini, che condurrà l'incontro partendo dal volume Dalla corte al chiostro, vita romanzata di Elisabetta Feltria, del giornalista e scrittore Tiziano Mancini. Numerosi gli ospiti nella serata. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora le previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per domenica 28 gennaio. Cielo sereno o poco nuvoloso con locali foschie. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.